È la seconda volta qui al Comune di Salerno, assessore regionale, spesso insomma non corre proprio buon sangue. No, credo che la manifestazione odierna, ma anche il sostegno ad iniziative valide come questo premio, che è la 26ª edizione, un premio prestigioso, premio Charlot, rappresenta l'attenzione che quando ci sono in campo idee, iniziative, storicità degli eventi, la Regione non può che sostenerle, così come ha fatto per le tante aree del Cilento, e credo che mettere insieme la migliore garanzia di successo di questa iniziativa sia stata quella di premiare e mettere insieme artisti affermati, comici internazionali, con l'idea di talenti in cerca di notorietà. Un premio che negli anni ha manifestato questa attitudine e credo che sia stato apprezzato e condiviso e sostenuto dalla Regione Campania. È l'inizio quindi di un percorso di riavvicinamento fra i due enti? Ma io credo che le istituzioni non hanno avuto mai difficoltà a dialogare come in questa occasione. Quando, ripeto, come nel caso specifico la Regione Campania mette in campo delle misure di promozione, non dei fondi ordinari, le difficoltà le conosciamo, ma l'opportunità di cogliere l'occasione per utilizzare i fondi comunitari, il Comune di Salerno ha presentato due progetti sulla misura 1.9 e 1.12, entrambi finanziati e sostenuti. L'importante è fare buoni progetti, non ci sono pregiudizi, perché quando si vive nelle istituzioni la politica non c'entra. Ma parte anche quest'anno il premio Charlot, con una grande programmazione, con una ricchezza di eventi che è davvero importante, e con questa novità che abbiamo una volta tanto anche la collaborazione della Regione Campania, come era doveroso sinceramente fare per un evento culturale che ormai dura da tempo e che è stato l'evento nel quale si sono formati tantissimi comici, artisti che poi si sono affermati sul piano nazionale. In questo caso noi abbiamo il premio Charlot che si apre alla città, che si apre verso il Teatro Barbuti, i teatri che già sono in attività nella nostra città, copriamo con un'offerta culturale anche l'estate in maniera assolutamente adeguata. Mi pare che confermiamo il carattere di straordinaria vivacità culturale e turistica della nostra città. La promozione turistica deve essere legata agli eventi che portano la maggior parte di turisti. Lucida Artista è l'evento che nella Regione Campania produce più movimento turistico, quindi credo sia doveroso erogare risorse che peraltro vengono dall'Unione Europea, non dalla Regione Campania, quindi è semplicemente doveroso sostenere questo evento, così come è doveroso sostenere il Teatro Verdi, che è oggi sicuramente fra i primi 5 teatri lirici d'Italia per la qualità della programmazione lirico-operistica nel nostro paese. Tenete conto sempre che noi reggiamo con sacrifici enormi la programmazione del Teatro Verdi, perché diversamente da altri teatri non abbiamo grandi contributi da parte dello Stato o delle Regioni, e quindi veramente è uno sforzo che merita rispetto e sostegno, soprattutto, ripeto, quando parliamo di fondi europei. Beh, insomma, una vita di sacrifici affinché la comicità fosse sempre messa in risalto, partendo da Salerno, e grazie a Salerno poi sono nati tanti eventi. Io sono stato battezzato al premio Charlot molti anni fa e ho visto e sono testimone di tutti gli artisti che hanno avuto successo e oggi sono nel panorama nazionale, sono passati provinati dal premio Charlot, e assicuro che il pubblico salernitano è un pubblico giudice senza ambiguità, o sì o no, per cui quando passi questa frontiera puoi chiaro vuoto. Tutti i grandi comici, come dicevi, sono morti, tu come ti senti? Non mi sento tanto buono veramente stavolta, mi sto sicciando solo io.